Commentare partite del genere, per assurdo, diventa anche difficile. Difficile perché tra due squadre che si stanno battendo gomito a gomito per la vittoria finale, pensi che il divario sia minimo, e invece accade che tutto in una volta viene stravolto l'ordine delle cose e che il povero Capistrello venga subissato di reti da parte di un Chieti quasi stratosferico. Lucarelli temeva che la forma degli spagnoli al rientro non fosse adeguata all'impegno, ma è bastato che l'arbitro fischiasse il via per capire che il timore si sarebbe rivelato infondato. E a fare subito festa sono stati i tifosi ospiti della curva Volpi, che hanno monopolizzato l'intera tribuna quasi che si giocasse all'Angelini. Pronti via, e il Chieti passa per la prima volta. Michichera coglie sulla sinistra e invita Farindolini, che scende e va al cross. In area Marfisi raccoglie e di destro insacca sotto l'incrocio. È trascorso poco più di un minuto e per i neroverdi la partita si mette subito in discesa. Capistrello eccessivamente timoroso e poco dopo arriva il raddoppio. Il cross questa volta è di Marfisi, che restituisce il favore a Farindolini. Controllo e tiro che non lascia scampo a Gentileschi, che pure ci prova. Rovetani allo sbando e dopo un pallone mancato da Toro, ecco puntuale il 3-0, messo a segno dall'avanzato Ricci, che in area è libero di raccogliere e battere nuovamente Gentileschi. I tifosi sugli spalti faticano a credere ai loro occhi, ma la tortura per i Granata è appena iniziata e al nono, su un calcio di punizione dal vertice dell'area concesso per un fallo su Michichè, Delgado insacca sotto l'incrocio dei pali e cala il poker. Padroni di casa letteralmente annichiliti, anche se Aquino prova a scuotere i suoi con un destro abbastanza velleitario che Alonzi controlla senza problemi. Si riprende e al 23esimo, sulla battuta del secondo angolo, Di Ciccio di testa va a siglare il 5-0 nel modo che vediamo. Si continua a giocare in una sola metà campo, quella del Capistrello, ed è inevitabile che la porta di Gentileschi continui a subire ogni genere di assalto, compreso quello che al 29esimo consente a Delgado di depositare in rete la palla del 6-0 dopo l'ennesimo sfondamento laterale. E poco dopo viene annullato un gol a Michichè per fuorigioco, ma il Chieti non è ancora pago, anche se Aquino cerca in tutti i modi di minacciare la porta avversaria, come nell'occasione che vediamo. Aquino, ancora lui, sfiora la marcatura al 39esimo con questo tiro che avrebbe meritato miglior fortuna. Poi il Capistrello colpisce anche una traversa in mischia, ma il risultato in favore del Chieti è ormai abbondantemente in cassaforte. Anzi, i neroverdi affondano ancora impietosamente il coltello nella piaga, poco prima dello scadere della prima frazione, con questa ripartenza che vede Toro non controllare a dovere il pallone, favorendo lo scatto di Marfisi che va da solo a battere Gentileschi in disperata uscita. 7-0 è primo tempo che si chiude qui. Ovvio che la ripresa sia di tutt'altro tenore perché il Chieti abbassa il ritmo, concedendosi in più occasioni alcune licenze stilistiche che qualche volta potrebbero anche irridere l'avversario. C'è un tentativo dai 20 metri di Angelet al 27esimo con palla a uscire che si perde non lontana dall'incrocio dei pali. Occasione per Di Marco in contropiede, ma questa volta Gentileschi si dimostra più bravo dello spagnolo e intercetta. Adesso il Chieti tira completamente i remi in barca e cammina a folle, così che Guerra al 38esimo crossa per Antonio Franchi, che manca l'impatto aereo per pochi centimetri. A salvare l'onore e la classica bandiera ci pensa al 91esimo Pollino, che in diagonale riesce a trovare lo spiraglio giusto per battere Alonzi. Alla fine Ricci e compagni vanno a raccogliere l'applauso dei tifosi sotto la tribuna, un applauso più che meritato al termine di una prova di forza che conferma il Chieti assolutamente di passaggio in questa categoria. Una giornata difficile da commentare. Fabio, dopo due minuti si era già sul 2-0. Che è successo oggi? Va bene tante assenze, però... No, va bene, assenze fino a un certo punto, quindi innanzitutto vorrei chiedere scusa ai tifosi del Capistrello perché... per quello che è successo oggi. Poi le giornate storte ci stanno, ma in questo modo non lo so, non c'è neanche la spiegazione da dare, però dopo 4 minuti la partita è finita, quindi stavamo 3-0 dopo 4 minuti. Poi commentare una partita del genere, al di là dei meriti del Chieti, perché è giusto che ci stanno pure i meriti dell'avversario, però sicuramente da noi qualcosa è successo, che dopo 3-4 minuti stiamo 3-0 non esiste. Alessandro Lucarelli, allora, una partita così, dicevo, è difficile anche da raccontare, soprattutto un primo tempo così. Siete partiti in quarta, ma ti aspettavi questa soluzione? Noi avevamo preparato la partita per essere subito aggressivi e per cercare subito di imporci. È chiaro che i gol arrivati in questa maniera
oggettivamente e obiettivamente diventano difficili da vedere subito tutti insieme, però abbiamo capitalizzato tutto quello che c'era da fare, e altre volte c'è successo di meno, quindi una partita così è strana a vedersi. È chiaro che poi loro hanno mollato dopo il quarto, il quinto gol, hanno mollato e noi abbiamo dovuto gestire in quel momento, perché era giusto portare la partita in porto in questa maniera. Vorrei solo abbassare un po' i toni, perché comunque la squadra, è vero che oggi ha fatto una bellissima prestazione, però il campionato è ancora lungo e noi abbiamo delle partite veramente difficili. Domenica prossima sarà la riprova che abbiamo capito che si può anche fare una prestazione così, ma poi c'è bisogno di ripetersi, perché è la cosa più importante.